Appuntamento del TRG Attualità dedicato alla serata di vigilia di Ferragosto che a Gubbio significa ormai da 43 anni torneo dei quartieri, la sfida stracittadina tra i balestrieri che si sfidano attraverso come dire, le casacche dei propri quattro quartieri. Una serata condita, caratterizzata soprattutto dal fascino non solo della scenografia di Piazza Grande, ma soprattutto delle coreografie del corteo storico, quest'anno con oltre 500 figuranti che attraverso i singoli quartieri, San Giuliano, San Pietro, San Martino e Sant'Andrea, hanno decisamente dato un tocco ancora più eccellente alla serata, con una grande partecipazione in piazza, soprattutto di turisti e con le evoluzioni degli sbandieratori della scuola di danza Città di Gubbio. Questa serata l'abbiamo racchiusa in un montaggio che vi andiamo a riproporre con le fasi salienti della sfida alla balestra, ma soprattutto con le immagini più belle del corteo storico di questa edizione del Torneo dei Quartieri sotto la regia dell'Associazione Maggio Gubino. Nella vigilia dell'Assunta, io, maestro de campo in codesta platea magna, me fregio di annunciarvi con magno gaudio e letizia l'inizio dell'attenzione alla balista nel torneo dei quattro quarti della città. Medievale avvertiva profondamente il rapporto con il soprannaturale, per cui il mondo visibile era permeato di spirituali e il mondo terreno era considerato il segno, il riflesso del mondo spirituale. La cultura medievale, intrisa di pietà popolare, fa delle feste mariane il proprio fulcro.
et messeri Luca Padone! Ai quartieri della città di Gubbio e si sfidano in questo ambito torneo. Quest'anno eseguiranno il loro numero mostrando le bandiere, la cui realizzazione hanno affidato in tutti questi anni agli artisti che hanno incontrato nel loro lungo e entusiasmante cammino. Da qui nasce l'omaggio all'arte. Bellucci, Paolo Biagioli, Mario Boldrini, Nello Bocci, Antonella Capponi, Giancarlo Grasselli, Gabriele Mengoni, Giovanni Mengoni, Francesco Riccardini, Gaetano Rossi, Isabella Sannipoli, Marilena Scavizzi, Nello Teodori, Luciano Tittarelli, Maurizio Tittarelli Ruboli, Tonina Cecchetti, Cristina Pedetta, Oscar Piattella. Io, Mastro dell'Ocampo, ordino che si celebri con gaudio dell'arte e della poesia la gloria e la beltà della città di nostra, la bravura e della perizia dei nostri campioni. Popolo tutto, a me l'onore di annunciare i figli che da Gobbio son l'onore, difensori della città e custodi d'arte antica. Escano dallo portone dello civico palazzo il drappo della contesa e i valenti balistrari! Thank you.
Balestrari quarti, armi in spalla, Balestrari, alle armi! Dal bersaglio, come lo ricordiamo di nuovo, da cui vengono effettuati i tiri di 36 metri e l'arco della balestra in prima alla freccia, overetta, una spinta che oscilla tra i 2 e i 4 quintali.
quartiere ha svolto in maniera efficace il compito di interpretare la tematica proposta, Gubbio, città medievale, dando prova di impegno, serietà ed una competenza storica che aumenta ogni anno di più. La giuria ha comunque deciso di conferire il premio Torneo dei Quartieri 2017 per il miglior corteo al quartiere di San Giuliano. Terzo classificato per il quartiere di San Giuliano, Messer Andrea Pascolini. Secondo classificato dello quartiere di Santo Pietro, Rodolfo Radicchi. E andiamo a scoprire il nome del vincitore di questo torneo dei quartieri 2017. A premiare saranno il presidente del Maggio Gubino, Lucio Lupini, insieme al sindaco di Gubbio. A consegnare il palio, l'opera, l'autrice dell'opera, Giorgia Gaggiotti, che è qui con noi, buonasera. E inviterei allo stesso tempo Stefano Mencarelli, che è il vincitore del torneo dei quartieri 2016, ci sarà tra di loro uno scambio del collare. Detto questo, primo classificato. Anzi. E quindi vincitore del palio della balestra, dello nobile quartiere di Sant'Andrea, Gabriele Rogani! Il collare a Gabriele e lo investe ufficialmente di questa vittoria, mentre l'autrice del palio, Giorgia Gaggiotti, consegna al Gabriele Rogari per il quartiere di Sant'Andrea il palio 2017. Delle sue autentiche tradizioni, vi auguriamo una buona serata e vi diamo appuntamento al 14 agosto 2018. Buon Ferragosto a tutti!